Bentornati o benvenuti sul canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video haul per quanto riguarda i vestiti, infatti abbiamo abbandonato definitivamente le magliette a maniche corte, almeno qui da me già da un bel po' di tempo, e quindi siamo subito corsi a qualcosa di lungo. Il marchio è Asvivid ed è un brand che ha un negozio su Amazon. Ma prima di iniziare a mostrarvi tutti i capi, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video, e ovviamente seguitemi anche su Instagram, trovate giù nell'info box il link diretto che vi porterà alla mia pagina Instagram. Io sarò super felice di avervi anche tra i miei follower. Iniziamo subito. La prima maglia è questa qui che indosso, questa che ha le maniche diciamo particolari fatte a righe, e però in realtà è poi nera sul davanti, tanto voi vedete sempre la clip qui al mio fianco, ed ecco qui quindi come la calzo, come la vado ad indossare. Mi piace veramente tantissimo, cercavo qualcosa di lungo, un po' comodo, per una via di mezzo, quindi non è molto pesante, però devo dire che è comoda se si vuole poi aggiungere anche qualcosa sopra questa maglia, perché aiuta veramente tantissimo ad avere questo outfit a cipolla per cui se fa piuttosto freddo si aggiunge, se inizia a esserci magari il sole verso il pomeriggio lo si toglie e si evita di sudare, quindi prendere freddo, quindi ammalarsi, anche se come potete sentire dalla mia voce il piccolo raffreddorino c'è sempre. Come taglia ho preso una M e devo dire che mi piace come mi calza, quindi ho fatto riferimento ovviamente alla guida alle taglie che trovate nel momento in cui andate a ricercare un capo di Asvivid, c'è la guida alle taglie. Io ho preso la misura e devo dire che in effetti mi calza bene, quindi sono soddisfatta della guida alle taglie di Asvivid. Come sempre vi lascio giù nell'info box e nel primo commento in evidenza tutti i link dei capi che io vado ad indossare, quindi se dovessero mai piacervi potete tranquillamente andare a cliccare direttamente lì. Proseguiamo con due capi che purtroppo però non vanno, e sono questi due jeans. Li vedrete comunque nella clip indossati per rendervi conto, però questo nero che al fondo ha il taglio diciamo così sfrangiato, non è ben rifinito con l'orlo, e mi piaceva tantissimo, ha sia le tasche dietro che le tasche davanti. Purtroppo, nonostante io abbia fatto molta attenzione alla guida alle taglie e che mi consigliava di prendere una taglia XL, erano grandi, quindi l'ho fatto comunque presente alla ditta. In qualche modo proverò a stringerli, però non ho la possibilità di fare il reso, perciò quando andate ad ordinare, qualora voleste ordinare dei jeans, fate un po' attenzione e chiedete sempre prima se la taglia è grande oppure no, tanto c'è la sezione delle domande, e se in caso piuttosto scrivete direttamente al venditore, che anche lì su Amazon c'è la possibilità, se il reso è possibile oppure no, anche se in molti casi Amazon lo mette scritto, quindi sinceratevi bene che ci sia questa possibilità. L'altro è questo qui blu, è un po' insomma qui ha lo strappo, è sicuramente un jeans che rispetto all'altro, vedete la gamba che è fatta in questo modo, sicuramente è un jeans che veste non stretto attillato, un po' largo, quindi forse a maggior ragione avrei dovuto prendere non una L ma una M, però purtroppo anche di questo ovviamente non va bene, ovviamente non riesco a metterlo, e stesso discorso per l'altro nero. Ho fatto fede alla guida alle taglie, purtroppo qualcosa è andato storto, non ho la possibilità di fare il reso, quindi devo in qualche modo andare a stringerli o dalla sarta o provare con i vecchi metodi della nonna come si faceva una volta. Quindi lavaggio a gradi molto molto alti, quindi siamo sui 90 gradi, e asciugatura super extra fatta con l'asciugatrice. Ci proverò, mal che vada li darò alla sarta che li andrà a stringere, perché così non li posso mettere. A parte questi unici due capi, entrambi XL come taglia,
Non ho riscontrato dei problemi e delle cose che non andavano sugli altri capri, quindi vado a proseguire con questo maglione che io trovo veramente carino e mi avete in effetti già visto indossare nello scorso video, nel video precedenti, ed è questo qui con queste righe a fantasia anche riportate sulla manica. Eccole qui. Il polsino in questo modo e al fondo è fatto così. Ho acquistato una taglia M, mi calza bene per il mio gusto, quindi io cerco sempre qualcosa di non troppo stretto attillato, ma un po' morbido, che calza morbido, quindi in questo caso per me va bene. Se invece preferite qualcosa di un pochino più stretto attillato, andate sulla S perché sicuramente quella sarà la vostra taglia. Ovviamente se avete le mie forme, che vi ricordo ancora essere una 42 e una M per quanto riguarda i pezzi di sopra, rare volte calzo S se sono proprio delle maglie che vestono molto largo, di solito ecco la mia taglia è un 42 di pantaloni e una M per quanto riguarda le maglie. Abbastanza caldo questo maglione, l'ho già indossato perché ha già fatto molto freddo qui. Mi è piaciuto, mi tiene bella calda, quindi è assolutissimamente promosso, lo adoro. Proseguo con quest'altro maglione, questa volta a righe. Io ho scelto il colore nero perché gli altri purtroppo non erano disponibili, avrei tanto voluto un colore un po' più blu, però va bene nero. E questo qui nei dettagli bianchi, come potete vedere, ha una trasparenza, quindi è bucherellato e trasparente. Anche questo tiene caldo un po' di meno, perché essendo tutto bucherellato così, un pochino l'aria passa, poi è proprio su tutta tutta quanta la maglia, perciò avete le prese d'aria su tutta la maglia, maniche comprese. Lo scollo è tondo rispetto all'altro che era uno scollo a V, e anche questo qui che indosso uno scollo rotondo, a me piace. Anche di questa una taglia M, la guida del taglio questa volta ha fatto in effetti riferimento e fede al capo, e quindi mi piace veramente tantissimo. Un altro capo è questa camicia in jeans, ha le maniche marroni con un motivo maculato, anche le tasche, e ha i bottoni fatti con l'occhiello, ecco, non sono poussoir, non sono click clack, insomma sono i classici bottoni. Come vedete sul fondo è più corto sul davanti e un po' più lungo dietro, ed è, non so se si riesce a intuire dai video e dalle clip che poi vedete, è abbastanza spesso. Io sinceramente dal sito mi aspettavo più una camiciola, mentre invece non dico che sembra come consistenza un giubbotto di jeans, però è una via di mezzo tra un giubbottino di jeans e una camicia, quindi è un po' più pesante. Per carità, va anche bene perché messo in un periodo come questo ci può stare. Forse se fosse stata proprio più camicia, camicia o un tessuto tipo questo l'avrei preferito. In ogni caso anche di questo ho azzeccato la taglia, è una taglia M, va benissimo, la guida delle taglie era corretta, mi piace, la tengo così, al massimo la utilizzerò come giubbottino se proprio vedo che non mi piace sopra i vestiti. Ha il particolare del bottone sulla manica che mi ero dimenticata di dirvi, e mi piace questo abbinamento un po' strano tra il nero e il maculato. Veniamo adesso ai pigiami, ve ne faccio vedere uno rosa che sto utilizzando adesso. Al fondo è fatto in questo modo qui, ci sono i peli dei miei gatti perché sono un po' ovunque, e sulla vita ha l'elastico che comunque si può stringere grazie al cordino, è una cosa che mi piace tanto e che ha anche le tasche. La maglia è a girocollo rotondo, le maniche invece sono semplici, guardate così semplicemente. Di questo ho scelto una taglia M e va bene, calza bene, per il mio gusto è
è giusta, cioè non è né troppo larga né troppo stretto il pigiama, che secondo me deve essere un pochino largo, se no ti stringe troppo e dà fastidio, ed è abbastanza caldo. Ho ovviamente avuto pigiami più caldi, però tenete conto che sono un pochino freddolosa. Cerco sempre qualcosa di un pochino caldo, soprattutto in questa stagione, però tutto sommato mi piace questo rosa un po' strano, fatto un po' a nuvola, un po' a zucchero filato, è veramente carino. Mentre invece un altro pigiama che ho preso è questo qui, con un motivo leopardato, e ha il pantaloncino corto, vedete, sempre con il laccetto da stringere, questo non ha le tasche, non ha il taschino, ma con la maglia a maniche lunghe. Al fondo della manica ha anche lei l'elastico per poterlo fermare, insomma non mi è dispiaciuto questo elastico nel pigiama. Ha sul davanti questi tre bottoni, lo scollo è a girocollo abbastanza larghino con questi tre bottoni, e il fondo della maglia vedete che è fatto in questo modo qui. Indossato sta molto bene, almeno a me piace come mi sta. Ho scelto una taglia S perché sulla pagina Amazon indicava che vestiva un po' largo. In effetti la maglia è un po' più larga rispetto al pantalone, una taglia M forse sarebbe stata troppo per la maglia e magari larghettina per il pantalone. La S secondo me va bene, il pantalone è corto, nei periodi in cui fa freddo ma non troppo questo per me va bene, perché ho sempre più freddo alle braccia rispetto che ai piedi e alle gambe, e quindi va bene per questi periodi qui. Infatti ne cercavo uno così e sono stata contenta. Comunque abbastanza caldo, è un tessuto simile al vellutino per intenderci, quindi non è male come pigiama. Non avevo mai preso qualcosa di immacolato e l'ho guardato, e invece in quest'ordine era addirittura due cose, quindi mi sono proprio data la pazza gioia, ma tanto questo è un pigiama, quindi non mi vede nessuno tranne mio marito. Quindi la taglia S è corretta, nei capi appunto dove c'è scritto che la vestibilità è larga vi consiglio di non abbondare con i centimetri, e se avete dei dubbi fate un pochino di meno rispetto a un pochino di più, perché quelli che ci sono scritti che vestono largo vestono davvero largo, quindi come un po' i jeans che ho sbagliato totalmente, mi mangio un po' le mani, ma pazienza. Gli ultimi due capi sono questi cardigan, questo blu un pochino è traforato e bucherellato, è comunque abbastanza morbido come stoffa, tiene abbastanza caldo, non ha bottoni sul davanti e ha le tasche, che a me piace tantissimo. Di questo cardigan ho preso una taglia L, ho preferito abbondare perché non volevo che fosse troppo stretto striminzito, e secondo me ci ho azzeccato. Devo dire che di questa la guida alle taglie l'ho guardata più o meno, però sono andata direttamente su una taglia un po' più grossa rispetto alla mia, proprio perché magari una maglia in più, una cosa, non la volevo proprio giusta striminzita, e quindi ho fatto bene. E poi controllando la guida alle taglie come ultimo ordine ho visto che avevo proprio fatto bene. Mi piace tantissimo, calda, lunga come piace a me, la volevo lunga quindi sono super contenta, ed è o da mettere e poi un cappotto in aggiunta per uscire, oppure in quella fase di primavera o inizi autunno dove fa freddo ma non troppo, anche andare in giro così va bene. Diversamente anche utilizzato in casa se si ha un briciolino di freddo è secondo me perfetto. In ultimo, che sto utilizzando tantissimo in questi giorni, è questo Montgomery con la chiusura con gli alamari, ma anche a click clack, a bottoncino click clack, quindi ha la doppia chiusura, non ha la cerniera, c'era comunque sul sito con la cerniera se lo andate a preferire, ha anche questo le tasche, eccole qui, e all'interno è tutto
piatto bello pelosone e imbottito e tiene davvero davvero caldo, quindi sono veramente super contenta. Al mattino quando si esce di casa fa davvero davvero freddo, non troppo però da mettere già il piumone, e quindi questa è la perfetta via di mezzo secondo me per evitare di ammalarsi troppo. Come taglia anche di questo ho preso una L, anche in questo caso non volevo qualcosa che mi stesse troppo stretto perché potevo mettere una felpa sotto, qualcosa di più pesante, e quindi ho scelto appositamente una taglia forse non in più perché la guida del taglio era un po' borderline, però ho volutamente scelto qualcosa di più perché per questi motivi qui che vi ho appena detto, e ho fatto bene, secondo me ho fatto bene. E ragazze, con questo si conclude il mio video haul autunnale per quanto riguarda i vestiti di Asvivid. Ricordo, potete trovare il loro store su Amazon. Ringrazio ancora Asvivid per avermi fatto scegliere questi capi. E voi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito, quale vi piace e quale vorreste se doveste scegliere dei vestiti da acquistare in previsione dell'autunno barra inizio inverno, perché comunque passa in fretta la stagione. E io per adesso vi saluto, mi raccomando però non vi dimenticate di iscrivervi al canale con la campanella attivata e lasciatemi un pollice in su a supporto del canale. Un gesto che veramente non vi costa nulla, ma per me fa tanto tanto tanto, e come sempre io ringrazio tutti i nuovi iscritti che ogni giorno ci sono sulla mia community di YouTube, sono davvero felice, quindi benvenuti e grazie. Ci vediamo al prossimo video, ciao!